Anche nel 2018 tornano i libri letti veramente e tornano con le ultime letture del 2017, a partire da una lettura che ho fatto in ebook proprio nell'ultimissimo giorno dell'anno. Si tratta di Un matrimonio in provincia di Marchesa Colombi, un libro pubblicato da Einaudi e che si legge davvero in un pomeriggio. Si tratta della storia di una giovane donna che vive nella fine dell'Ottocento nella provincia novarese, fa una vita di campagna e come tutte sogna un marito, sogna l'amore e tutto quello che le è permesso di sognare, che non è molto in una vita di campagna come quella che fa lei, con un padre che si è risposato con una donna che bada soprattutto al figlio che è nato dal nuovo matrimonio e che le altre due ragazze le manda avanti come può e anche magari mortificandole un pochino. La protagonista di questa storia si innamorerà di un ragazzo ricco che sembra ricambiarla, ma la storia non andrà come ci si aspettava. È una storia molto rapida, ben scritta, alla quale ci si affeziona e che si legge veramente in poco tempo, saranno una settantina di pagine. Io ve la consiglio, tra l'altro io l'ho comprata con uno sconto sugli Einaudi preso dalle bookstore in questione, io compro da Book Republic, ma uno penso valga l'altro. Se vi capita, tenete d'occhio questo titolo perché vale veramente la pena, è un libro passato un po' nel dimenticatoio, ma che finalmente è tornato a essere pubblicato e che vale la pena di essere letto, anche molto spiritoso e con una prefazione interessante di Natalia Ginzburg. Un altro libro che ho letto sul finire del 2017 è il libro di Natale di Selma Lagerlöf, che avevo comprato alla festa di Natale di Iperborea, di cui magari vi metto il link del book haul del 2017, un book haul gigantesco in cui ho comprato una marea di libri. Il libro di Natale di Selma Lagerlöf è una raccolta di racconti a tema natalizio. Dovrebbero essere, credo, lo sposto di qua perché magari si vede meglio, delle saghe, leggende svedesi sul Natale, o anche l'ultima è dedicata al Capodanno, in cui c'è uno scontro tra la vita dei contadini, delle persone normali e alcuni esseri soprannaturali. Ad esempio, nella prima storia abbiamo Santa Lucia che addirittura per aiutare una donna che le è molto devota torna dalla tomba e arriva addirittura da Siracusa in Svezia per aiutare questa giovane donna. Abbiamo elfi, abbiamo folletti, abbiamo la dea della foresta che decide quali animali saranno sacrificati alle belve feroci l'anno dopo. Abbiamo veramente una lotta tra la vita contadina e la natura che cerca di fare il suo corso. Sono delle storie molto graziose, gradevoli e secondo me possono in molti casi essere anche condivise con dei bambini. Naturalmente adesso non è più tempo di storie di Natale, però tenete presente questo titolo e tra l'altro, vista la brevità, secondo me, nelle ultime sere prima di Natale può essere carino leggere ogni volta una storia diversa con i bambini. Un libro di cui vi ho accennato sempre anche lì nell'ultimo book haul di dicembre 2017 è La fine è nota di Geoffrey Hall, un romanzo Sellerio pubblicato veramente tantissimi anni fa, addirittura su consiglio di Sciascia, per cui potete capire quanto tempo è passato dalla pubblicazione di questo romanzo e addirittura da quando è uscito negli Stati Uniti, perché dovrebbe essere un romanzo degli anni 50, al massimo 60, io direi più anni 50. La storia di un uomo, il vice direttore di un grande magazzino di New York, quindi un uomo arrivato con una famiglia, cioè con una moglie, una bella casa, che torna a casa e scendendo dal taxi un uomo gli precipita dal suo balcone proprio sulla macchina. Era un uomo che era a casa sua e che secondo quanto dice la moglie alla polizia voleva vedere suo marito e aveva detto che aveva un grande guaio e che soltanto suo marito poteva aiutare a risolverlo. Però evidentemente non aveva aspettato abbastanza da veder tornare l'uomo e farsi aiutare a risolvere questo grave problema. Quindi il protagonista di questa storia vuole saperne di più perché era per lui un totale sconosciuto, una persona di cui lui non sapeva niente e si tormenta del fatto che magari se fosse tornato 5 minuti prima l'uomo non si sarebbe buttato dal suo balcone. Per cui fa delle indagini per scoprire chi era, per capire qual è la ragione di questo suicidio e alla fine della storia noi scopriremo
capiremo qual era il mistero che si celava dietro questa morte. Per cui si può considerare un thriller, un noir, un giallo, una storia ben costruita con un bel meccanismo e che secondo me nasconde anche della critica sociale. Per esempio, infatti, in un capitolo vedremo un personaggio che ha conosciuto l'uomo che appunto è caduto dal balcone e ne parlerà come un suo ex commilitone. Quindi vediamo, secondo me, una denuncia forte anche alla vita nell'esercito, alla vita di guerra, a quello che appunto la guerra e l'esercito può fare agli uomini, perché non è soltanto il racconto di questa persona, di come la viveva, ma di tutto lo squadrone di cui loro facevano parte. Come anche il fatto che prima di partire per l'esercito lui e un'altra persona che ne racconterà la vita vivevano in questa cittadina, il tipo di vita che facevano, le falsità delle persone che incontravano, eccetera eccetera. Per cui non è soltanto un noir con un meccanismo molto ben costruito, ma anche una denuncia di quello che è la guerra, l'esercito e la vita anche che può essere nelle città e nelle campagne degli Stati Uniti. Ben costruito, bello, non so quanto sia facile trovarlo, io l'ho trovato al libraccio a poco più di 4 euro, però è un romanzo vecchio, non so nemmeno se la Sellerio lo ristampi ancora. Venendo invece a romanzi che si trovano molto più facilmente, L'Aleph di Luis Borges è un titolo di cui vi ho già accennato nell'ultimo video che avevo fatto di BookTube Italia Legge Indipendente, ovvero Borges e gli Oranghi Eterni. Io questo l'avevo letto proprio prima di quel romanzo lì e la lettura combinata mi ha aiutato a parlarvene. L'Aleph è una raccolta di racconti fantastici in cui i personaggi sono personaggi mitici, come ad esempio il Minotauro, ma anche il personaggio della prima storia è un uomo che va in cerca un guerriero romano semidio che va in cerca del fiume dell'immortalità e addirittura incontrerà Omero nella sua ricerca. Abbiamo labirinti, abbiamo una lotta tra la vita e la morte, il senso della vita, tantissime situazioni surreali, dove però Borges, a differenza di tanti altri scrittori, riesce a tenere il filo alla perfezione. Io non sono una grande amante del surreale, però devo dire che qui mi sono dovuta ricredere, perché non è come in tanti altri romanzi dove lo scrittore si lascia prendere la mano e surreale più, surreale meno, continua ad affastellare cose che non hanno senso. Anche qui è pieno di cose che nella vita reale non hanno senso, come ad esempio degli uomini che vivono dentro delle grotte oppure nella sabbia immersi fino alla vita. Tuttavia, tutto quello che Borges infila nelle sue storie ha senso, è una metafora della vita e tiene il filo dall'inizio alla fine e tante volte ci sono dei misteri che vengono svelati, per quanto restino poi anche insensati alla fine. Ad esempio, c'è un uomo che fugge perché viene inseguito da un suo presunto assassino e costruisce un labirinto per fare in modo che l'assassino si perda quando lo va a cercare. Alla fine della risoluzione del mistero, tutto ciò, anche la costruzione del labirinto, benché ci sia un mistero che viene svelato, non aveva senso, c'era una soluzione molto più semplice a questa storia, volendo, non ci sarebbe però stata la storia. Quindi quello che voglio dire è che se anche non siete amanti del surreale, come appunto non lo sono io, Borges è davvero su un altro pianeta, e in più tutto quello che lui mostra come cosa surreale in realtà è una metafora dell'incomprensibilità della vita, del fatto che la morte arriva per tutti e che anche alla fine può essere una benedizione. E in più un'altra cosa che lui ci vuole dire, utilizzando spessissimo la metafora del labirinto, è che le cose non sono quelle che sembrano. Io avevo molta paura di questi racconti perché pensavo di non essere all'altezza della lettura, nel senso di non avere una cultura sufficiente. Invece mi sono sembrati veramente alla portata di tutti, perché se sono alla portata mia sono davvero alla portata di tutti. Io vi ricordo che non ho studiato filosofia, non ho basi di filosofia, per cui pur avendo appunto una componente molto filosofica e facendo tantissimi riferimenti ai miti greci e romani, sono davvero dei testi
alla portata di chiunque, io li ho letti in tram e la sintassi è tale da permettere davvero di arrivare a un punto, scendere dal tram e ricominciare dopo 8 ore alla fine dell'ufficio esattamente dal punto dove ero arrivata, senza confondermi, senza fare fatica, con una struttura appunto delle frasi semplici, dei paragrafi semplici anche in questo caso, quindi davvero una lettura che non mi aspettavo, ma alla portata di chiunque. L'ultimo libro di cui vi parlo è un libro di cui si è chiacchierato tantissimo all'inizio del 2017 o forse anche alla fine del 2016, ovvero La vegetariana di Ann Kang. Questa è la storia di una donna che smette di mangiare carne perché ha fatto un sogno e questa cosa avrà effetti devastanti nella sua vita personale, sociale, familiare, e tutto ciò che ne consegue. La vegetariana è un romanzo coreano e in Corea mangiare carne è una normalità. Infatti le reazioni in famiglia saranno talmente forti che ad un certo punto suo padre arriverà a schiaffeggiarla, nonostante lei sia una donna adulta con una sua famiglia, una sua vita. E questo è un altro modo, per esempio, di mostrare che tipo di società sia quella coreana. Io l'ho trovato, al di là di quello che è stato detto, una denuncia fortissima della condizione femminile in Corea. Tant'è che infatti la storia che viene raccontata tra tre punti di vista. Dal punto di vista del marito, di questa donna che smette di mangiare carne, che è un uomo egoista e vano, vacuo, che l'unica sua preoccupazione è che la moglie non sia più arrendata e obbediente come lo era prima. Poi abbiamo la prosecuzione dal punto di vista del cognato, il cui unico interesse in questa donna è dovuto al fatto che lei gli ispiri delle idee artistiche. Lui è un artista un po' fallito, un videoartista, che però con la cognata ricrea un modo per, cioè si ritrova di nuovo ispirato artisticamente, ma non si preoccupa mai di quello che lei prova, se sia sana mentalmente, se possa vivere da sola, se veramente ci sia una preoccupazione da parte sua nei suoi confronti. L'ultima parte che noi vediamo è raccontata dalla sorella della ragazza, della donna in questo della vegetariana, che attraverso la storia della sorella mette in mostra anche la propria vita, le sue difficoltà, il fatto di quello che lei avrebbe voluto essere e non è potuta essere perché la società la metteva di fronte a delle scelte di tipo diverso, al fatto di dover fare carriera, mettersi in proprio con una, cioè avere successo nella vita, sposarsi e tutte le cose che lei aveva visto in un certo modo e che poi in realtà erano diverse. Addirittura fino a provare quasi invidia per la sorella che si è liberata da un certo punto di vista di tutta la coerenza che il mondo si aspetta dalle persone per dare sfogo alla propria pazzia, quasi al suo desiderio di diventare un vegetale e di lasciarsi morire. E in fondo tutto sommato che senso ha fare una vita come questa? Forse lasciarsi morire e diventare una pianta è la soluzione migliore. È un romanzo molto crudo, molto difficile anche dal punto di vista psicologico, perché non fa sconti a nessuno, quello che è lo dice e non fa giri di parole, non addolcisce la pillola, è davvero di una crudezza psicologica molto forte. Un romanzo secondo me molto bello, che va letto in un momento in cui si è particolarmente sereni. Io devo dire che dicembre per me è stato un buon momento di tranquillità in cui l'ho potuto affrontare. È un romanzo che vi consiglio, ma non in un qualsiasi momento della vostra vita. Leggetelo quando siete tranquilli, sereni e vi potete concentrare, perché è uno schiaffo psicologico veramente forte. Io ho comprato anche Atti umani di Ann Kang e sicuramente arriverà il momento di leggere anche quello, che anche quello mi è stato detto non è una lettura che si affronta a cuor leggero. Per i libri letti veramente per oggi abbiamo finito, noi ci rivediamo al prossimo video lunedì prossimo, buona lettura a tutti!